avete sentito, con due Canadair decollati, aiuti anche dall'Italia, ma l'eco della tragedia in Portogallo risuona anche nel nostro paese. Mezzi insufficienti per affrontare le emergenze più gravi, 6 regioni italiane addirittura non avrebbero mezzi aerei per lo spegnimento degli incendi. Al microfono di Silvio Vitelli, i timori e le accuse del sindacato dei Vigili del Fuoco. È in crisi lo spegnimento dei fuochi a terra. Sentite. Immaginate un bosco grande quanto le città di Milano, Firenze, Napoli e Palermo messe insieme. Incredibile ma vero, quest'area sterminata è pari a quella andata in fumo in un solo anno, il 2016. 58.000 ettari devastati dagli incendi, un record che speriamo non si ripeta quest'anno. Eppure le premesse sono tutt'altro che rosee. Invitiamo tutte le regioni che non lo hanno ancora fatto a dotarsi di una propria flotta. È l'esortazione del capo della Protezione Civile, Fabrizio Curcio. Il dito è puntato contro Sicilia, Basilicata, Molise, Abruzzo, Marche e Umbria, che hanno dichiarato di non avere nessun mezzo aereo disponibile in caso di grandi incendi. La legge Madia ha decretato la fine del Corpo Forestale dello Stato e l'assorbimento del personale in quello dei Carabinieri. Ad ereditarne i compiti di lotta agli incendi sono invece i Vigili del Fuoco, il cui sindacato però lamenta. Si è dato 7.000 forestali ai Carabinieri, Carabinieri è una forza armata, quindi in un certo senso per fare la guerra, mi fa piacere, però i Vigili del Fuoco ne hanno mandati 365, è una vergogna. Voi temete che non si riesca a far fronte ai possibili incendi che arriveranno quest'estate? Guardi, io penso che con 3.000 uomini in meno di Vigili del Fuoco, 3.000 uomini in meno della forestale, cosa intervengono i Carabinieri? E noi, se succederà dei casini, denunceremo tutta la Procura della Repubblica. Tra tanti allarmi, però, una buona notizia c'è. La flotta aerea dello Stato, rispetto allo scorso anno, è stata potenziata, arrivando a 16 Canadair e 4 elicotteri Ericsson. Quando le regioni non ce la fanno con i propri aerei, o quando non li hanno affatto, possono chiedere l'intervento dello Stato.